Ne ha facoltà. Grazie Presidente. L'utilità del riunire il Parlamento e l'Aula della Camera dei Deputati è perché poi emergano delle prese di posizione che è utile che i cittadini ascoltino. Come stamattina abbiamo sentito che un deputato dei 5 Stelle ha definito provocatoria la presenza dell'intero gruppo di Fratelli d'Italia in quest'Aula. Quando il nostro capogruppo non ha mai accettato gli accordi chiamati da gentiluomini in cui si chiedeva di contingentare la nostra presenza e quindi limitare il nostro mandato istituzionale. Non abbiamo mai detto dobbiamo stare tutti accalcati, abbiamo chiesto delle misure che ci permettessero di svolgere il nostro compito, ma evidentemente stare in maggioranza fa dimenticare cosa vuol dire anche stare all'opposizione? Si è allergici alle critiche, si è allergici alle contestazioni, si è allergici a un gruppo parlamentare che ha dimostrato la propria correttezza in tutte le sue iniziative e in tutte le sue dichiarazioni, senza mai eccedere nei toni, anche nei momenti più difficili. Ricordo a questo proposito, perché poi sembra quasi che i componenti della maggioranza si dimentichino di essere al governo, si dimenticano di esprimere ministri, sottosegretari, viceministri, si dimenticano che hanno quel ruolo che essere maggioranza le impone di decidere. Ma sembra quasi che se ne faccia una colpa all'opposizione. La colpa di questa pandemia e dei danni che ne consegue è dell'opposizione che si fa portavoce dei problemi, è colpa delle regioni. Ma io vorrei ricordare che quando c'è stata l'audizione del ministro Speranza, erano fine gennaio, inizio febbraio, tutte le forze politiche di opposizione hanno accolto le parole del ministro Speranza e si sono fatti portavoce nei territori di quella tranquillità che il governo chiedeva. Il ministro Speranza aveva detto di stare tranquilli, che l'Italia era pronta ad affrontare questa emergenza, che l'Italia aveva tutto sotto controllo e che non c'era bisogno di sicuramente allarmare i cittadini, tant'è che il segretario del PD prendeva gli aperitivi a Milano con il sindaco di Milano e diceva tant'è che dovevamo abbracciare le comunità cinesi in segno di vicinanza e solidarietà. Nessuno in quel tempo ha protestato, ha fatto le barricate dell'opposizione, anzi, io mi dolgo ancora tutt'oggi di essermi fatto portavoce in Sardegna di quella tranquillità che il ministro Speranza chiedeva, che dovevamo rispettare le regole, le distanze, ma non c'era nessun tipo di allarme sociale o di pandemia che doveva incorrere. Poi scopriamo dai giornali, ma non che lo tira fuori un componente dell'opposizione. Esce fuori un piano segreto. Cioè l'Italia sapeva tutto dall'inizio di gennaio, aveva predisposto un piano scaglionato, ma solo per il timore del caos sociale aveva tenuto segreta la notizia ai cittadini e soprattutto ai parlamentari. Il Copasir ha chiesto l'audizione dei ministri, del presidente Conte, per sapere se è così o non è così. Ma questa notizia non è imputabile all'opposizione. Questa verità è uscita sui quotidiani, come sui quotidiani è uscita la notizia dell'approvvigionamento del presidente Conte per Palazzo Chigi, mentre le regioni, quelle messe sotto accusa dai componenti della maggioranza, annaspavano alla ricerca di un fornitore di mascherine. Perché la Protezione Civile non ne ha fatta arrivare per settimane neanche una in alcune regioni, se non quelle che sono state definite il panno che il ministro Boccia ironizzava nelle conferenze stampa tenendosela appesa dentro l'orecchio, attaccata all'orecchio, anche pure presa in giro. Perché poi l'arroganza, e non parlo della maggioranza, questa volta parlo del governo, l'arroganza di alcuni componenti. E anche prendere in giro e polemizzare anche con chi sta nei territori. Perché quando non sapevamo dove prendere una sola mascherina, dovevamo cercare noi deputati per aiutare le regioni, i comuni,
a cercare fornitori adatti. Capitava di pagarle anche due volte il prezzo normale, e di quello ne parlano tutti, anche quelle forze del 5 Stelle, del PD, che nei territori non hanno tenuto la pace e l'unità nazionale. Ma quando qua dentro noi non venivamo convocati e tenevamo un profilo a basso, nei territori, nei consigli regionali, nei comuni, i gruppi dei 5 Stelle, del PD, di LeU, attaccavano i governatori chiedendo: non ci sono mascherine, non ci sono soldi, non fate finanziamenti a fondo perduto, facendo una squallida propaganda, dimenticandosi che qui gli esponenti dei propri partiti erano seduti e tenevano all'oscuro e non prendevano i provvedimenti necessari. Che dire del ministro De Micheli? Quando il governatore della Sardegna aveva chiesto di chiudere la Sardegna e lei aveva risposto che era un provvedimento discriminatorio perché la pandemia non era su tutto il territorio nazionale, per poi adottare e accettare il provvedimento della Sardegna una settimana dopo che era arrivato 13.000 persone nella regione. Ma quindi chi parla e chi accusa l'opposizione o i partiti dell'opposizione dovrebbe fare mea culpa e guardare la trave che c'è negli occhi dei componenti di questo governo e non scaricare le responsabilità su chi non ha questo potere. Continuiamo a parlare di responsabilità, continuiamo a parlare dei provvedimenti, ho sentito parlare delle seconde case, quelle tartassate dalle imposte, dove dobbiamo pagare le imposte e l'IMU, tutte ville, tutte grandi case. O forse parliamo di seconde case nei piccoli centri montani che dobbiamo mantenere e dobbiamo ristrutturare affinché poi, arrivando la stagione invernale, non cada il tetto sotto il peso della neve. Cosa dovremmo fare? Quindi la maggioranza, che è espressa anche dal gruppo di LeU e dal collega Palazzotto, deve dire ai proprietari delle seconde case che le devono forse regalare ai comuni o non devono assicurare il loro efficientamento. O forse dobbiamo dire che i piccoli paesi devono morire perché non dobbiamo più avere seconde case, o le dobbiamo demolire in nome del proletariato diseguale del collega Palazzotto. Oggi si è continuato poi a parlare della malasanità. Il collega, sempre la relazione della collega dei 5 Stelle, ha parlato degli ultimi 10 anni di... Ma chi ha governato gli ultimi 10 anni? Ma forse deve guardare alla sua destra, a guardare chi era nel governo Renzi. Deve chiedere al suo gruppo perché ha votato come commissario europeo Gentiloni. Deve incominciare a controllare chi sono i suoi alleati. E mi chiede: i suoi alleati perché non ricordano alla collega dei 5 Stelle che forse deve portare più rispetto per le forze politiche che gli consentono di stare al governo? Perché poi dobbiamo smetterla con questa ipocrisia. Perché parliamo di malasanità, corruzione. Il collega Palazzotto si è dimenticato di citare il caso Umbria. Si è dimenticato di citare il caso Zingaretti delle mascherine che sono state pagate e che non sono mai arrivate perché si è rivolti a una ditta di lampadine. Ma qui, allora, di che cosa stiamo parlando? La colpa è dell'opposizione? Ma perché il governo non fa chiarezza? L'opposizione sarebbe stata molto contenta se, al di là poi di questi continui di PCM, i suoi ministri, i sottosegretari, rispondessero alle interrogazioni, agli atti ispettivi che l'opposizione fa. Perché continuerà a denunciare questo atteggiamento? I ministri, i sottosegretari, non rispondono mai a nessun atto di sindacato ispettivo, se non in question time, dove sono obbligati, o question time in commissione. Tutti gli altri atti ispettivi cadono nel vuoto, sia in emergenza Covid-19 che nella realtà normale. Questo governo non ha mai rispettato il Parlamento e la Camera dei Deputati, perché se no noi avremmo potuto rispondere ai cittadini che oggi chiedono risposte e che sono stufi di alcuni provvedimenti dove non si capisce l'inizio e non si capisce neanche la fine. Perché è vero, sì, i paesi vengono a prenderci ad esempio, come la faccenda dei congiunti, come la questione dei parenti, come le questioni che non vengono emanate quei provvedimenti né nelle circolari del Ministero, ma vengono emanate solamente tramite le FAQ, quei famosi chiarimenti da mettere nel sito. Quello è pieno, si continua giorno dopo giorno a dare chiarimenti, e le polizie municipali, le forze dell'ordine sono nel più completo,
nella più completa difficoltà di interpretare quelle regole con i sindaci e con gli amministratori locali che devono capire cosa fare. E allora ecco perché le regioni, i sindaci si sono messi a fare da soli. Perché non c'è una linea chiara, non c'è mai stata una linea chiara, non c'è mai stata una verità. È quello che noi rimprovereremo sempre a questo governo. La mancanza di chiarezza, una marea di protagonismo, un chiedere di rispettare le regole a tutti i cittadini, quando questo governo, come ho già detto, non rispetta neanche il regolamento che la Camera dei Deputati si è dato. E questo, Presidente, lo riporti di nuovamente al Presidente Fico, che deve controllare e deve imporre al governo di rispettare il regolamento di questa Camera dei Deputati. Perché non è giusto che, continua a dire, i deputati vengono sviliti nel loro ruolo da un atteggiamento che sicuramente è irrispettoso. Torniamo al provvedimento. Qui si parla, per esempio, della difesa. Io, come ho già detto, il collega Borghi del PD ne è testimone, perché in quella seduta noi abbiamo fatto i complimenti al ministro Guerini e ai sottosegretari della difesa. Si è provveduto anche a dotare di maggiori fondi per gli straordinari al personale impegnato in questa vicenda del Covid-19. E ringraziamo sempre l'operato delle forze armate che in questi giorni stanno girando proprio l'RSA per fare i test, per portare sicuramente delle dotazioni di sicurezza e per portare anche un po' di conforto. E quello è una buona notizia ed un merito che non abbiamo mai negato al governo, perché quando le cose si fanno insieme e quando si lavora insieme, i risultati poi arrivano e non abbiamo problemi a dare il merito a chi lavora insieme. I problemi sono altri. Per esempio, se proprio dobbiamo guardare, nelle risoluzioni delle commissioni era previsto che anche i militari di Strade Sicure devono essere dotati di tutti i dispositivi di sicurezza. Anche le forze di polizia, le forze armate, ma poi guardiamo anche gli agenti di polizia penitenziaria, che devono essere dotati di tutte le dotazioni di sicurezza. Parliamo dell'RSA. Ma mi chiedo perché vengono sempre citate l'RSA, per esempio, della Lombardia? Certo, è un triste caso, ma perché non vengono mai citate l'RSA dell'Emilia-Romagna? Perché non viene mai citata l'RSA del Lazio, che hanno adottato anche provvedimenti simili? Ma vengono sempre citati dalla parte della maggioranza sempre questo attacco politico alla Lombardia, come se poi attaccare la Lombardia fosse poi il simbolo che risolve tutto, dove certo è il dramma più evidente. Ma ripeto anche che forse c'è un mea culpa di chi lì andava a fare gli aperitivi. Vorrei continuare a ricordare che forse esaminare un provvedimento oggi che è targato 25 marzo è difficile, perché mi viene da parlare dell'ultimo provvedimento. Ieri qualcuno si è scandalizzato della protesta, anzi ha detto che abbiamo addirittura violato la legge andando semplicemente a far chiedere il rispetto per il Parlamento. Ringrazio il collega Silvestroni, che ha presentato come gruppo di Fratelli d'Italia un emendamento per mettere fine a questa proliferazione di decreti del Presidente del Consiglio, perché poi anche l'ultima conferenza stampa dovrebbe far preoccupare. Anche se mi conforta leggere, poi noi ormai la nostra fonte sono o i giornali o Facebook, leggere per esempio che anche nella maggioranza ci sono in molti che si stanno domandando se è giusto che Conte agisca in questo modo e che i ministri agiscono in questo modo. Che forse questa eccessiva foga nel presentare la fase 2, quando forse non si era ancora pronti o non c'erano tutte le risposte esaurienti. Bisognava concordare maggiormente con i presidenti di regione, come avviene in Germania, come ha citato anche il collega, con cui non è che andiamo sempre d'accordo, ma quando si dicono cose condivisibili, perché in Francia si riunisce l'Assemblea nazionale, c'è un maggiore dialogo, maggiore informazione istituzionale, e qui andiamo avanti a furia di conferenze stampa, comunicati su Facebook. Ma non solo il Presidente Conte, sottosegretari,
che invece di rispondere a interrogazioni, e ritorno sempre, sono un po' noioso, alle interrogazioni dei deputati, danno queste notizie su Facebook, con dirette Facebook, con post su Facebook, dove addirittura ovviamente poi si indignano anche perché gli chiedi questa notizia, ma poi danno, loro la danno come se fosse patrimonio a loro, e sembra quasi che noi parlamentari siamo qui solamente per passare il tempo, per dare notizia forse di noi, di dare bella esposizione, quando mi pare che basta guardare gli atti depositati e sono pubblicati nel sito, molte di quelle polemiche che nascono è proprio frutto delle notizie distorte che diffondono i componenti del governo. Presidente, poi cito, chiedo per esempio l'istituto, le mascherine. Noi da un lato, noi che abbiamo chiesto l'intervento del garante dei prezzi, questo mister Prezzi che è il segretario del Ministero dello Sviluppo Economico, e mi pare che è un ruolo o che non serve o che non viene utilizzato. Perché poi se nelle mascherine, i beni di prima necessità, i prezzi stanno continuando ad aumentare, cosa serve quella figura se non c'è un intervento per calmierare i prezzi, per chiedere e punire gli eventuali abusi? E anche questo viene lasciato poi a quei presidenti di regione che decidono di intervenire preoccupati dalla crisi economica che sta intervenendo. Allora anche qui rinnoviamo l'appello affinché ci sia un intervento di questa figura, il garante dei prezzi per i beni di prima necessità. Mi avvio alla conclusione, Presidente, augurandomi che, come ha fatto qualche altra collega, ci sia il voto di tutte le forze politiche per ridare centralità al Parlamento. Perché è inutile chiedere l'unità nazionale, chiedere che ci sia la condivisione di tutte le forze politiche, se poi le opposizioni sono sempre escluse e veniamo a sapere dei provvedimenti come tutti i cittadini, attraverso i canali TV, tramite i canali Facebook, come assistiamo poi alle mancate, ripeterò sempre, risposte alle interrogazioni, perché poi ci sarà da chiarire anche quello che è accaduto ieri. Circolava ieri una foto col Presidente Conte in bella mostra, quando tutti i fotografi accalcati a Genova dentro un recinto costruito, e poi ci chiediamo perché gli italiani si stanno esasperando nel rispettare le regole quando neanche il Presidente del Consiglio lo fa. La ringrazio, Presidente, le rinnovo l'appello da portare al Presidente Fico, nel rispetto del regolamento della Camera, dagli articoli 129 in poi, che riguarda tutte le interrogazioni e gli atti ispettivi dei deputati, perché non si può chiedere rispetto per un esecutivo che ha sempre mancato di rispetto a tutti i deputati, non solo quelli di opposizione, ma tutti i deputati, che continua con arroganza ad avere un potere che nessuno gli ha dato, perché se siamo una democrazia parlamentare, fuori questa maggioranza non è quella scelta dai cittadini, ma la grande maggioranza vorrebbe sicuramente uno stop a questo governo. La ringrazio, deputato Deita. Ha chiesto di parlare?